cominciamo a parlare di inclusività linguistica con FQ, ovvero una casa editrice indipendente di Firenze, e sono qui con noi, collegati ovviamente dalla nostra Firenze, con Francesco e Silvia. Ciao ragazzi, benvenuti e grazie per aver accolto il nostro Ciao. invito. Tra l'altro possiamo dire che Firenze è città natale di Dante, e Dante ovviamente è colui che ha giocato il più possibile con la nostra lingua, con l'italiano, col volgare. Sì, infatti è divertente, poi se ne parlerà meglio così, però effettivamente diciamo che Dante ultimamente ce lo siamo molto spesso ritrovati tra capo e collo come argomento contro una serie di pratiche che noi stiamo adottando, che sono poi la ragione per cui ci avete invitati a parlare in trasmissione. Tra parentesi, grazie. Allora, Ale, Grazie a voi. vogliamo dire perché e chi ci ha ispirato in questa prima puntata della nostra live? Al di là che anche io ho una laurea triennale in linguistica, ma non è per questo perché abbiamo scelto il tema, ma perché Sì, Alessio? vi racconto io brevemente da dove è nata questa idea, perché sul tema dell'inclusività linguistica, sulle idee, le proposte di utilizzare dell'inserimento di alcuni termini o di alcune terminologie che potessero rendere la nostra lingua più inclusiva, ovviamente è un dibattito che abbiamo sentito. Io spesso e volentieri non l'ho molto considerato. E mi prendo le mie parti di colpe, non perché non fossi interessato, ma perché magari pensavo che non mi colpisse in prima persona, ovvero se mi diranno di utilizzare certi termini, allora inizierò a usarli. Poi ho iniziato a pensare, ma se non lo facciamo noi per primi, noi che lavoriamo nel mondo del giornalismo dell'editoria, forse sbagliamo qualcosa, forse dovremmo essere noi l'avanguardia per l'utilizzo di questi termini. Un intervento che mi ha fatto veramente cambiare un po' idea è stato quello di Vera Gheno, che ho sentito in un video organizzato, in una video lezione organizzata da Slow News, che se non conoscete vi consiglio di seguire, e che rispondeva un po' a tutte le mie critiche sull'argomento e mi ha dato proprio. Mi ha fatto pensare, forse su questo argomento io ho sempre sbagliato un po' e vorrei iniziare a capirne di più. Quindi ho fatto delle ricerche, ne ho parlato in redazione, abbiamo pensato, ma forse anche noi dovremmo iniziare a cambiare un po' linea editoriale, dovremmo darci delle nuove regole o delle nuove metodologie da seguire in redazione, sia per quando scriviamo degli articoli, sia per quando organizziamo dei video o strutturiamo dei podcast, insomma, in tutto quello che può essere la nostra attività di lavoro. Anche ci è venuta l'idea di chiamare FQ perché abbiamo seguito un po' questa notizia che è uscita, ovvero qui abbiamo ripreso questa notizia del Messaggero, è italiana, la prima casa editrice, costituisce il maschile generico, poi dopo vi lasciamo tutto in descrizione. Quindi eravamo curiosi di capire perché avete deciso di sostituire il maschile generico, con cosa l'avete sostituito e qual è un po' la problematica secondo voi che va a coprire questa vostra iniziativa? Allora, sì, intanto ciao e grazie per averci invitato a parlare di questo. Faccio delle precisazioni perché da editori siamo pignoli. Allora, non abbiamo deciso di sostituire il maschile, ovviamente le notizie sono sintetiche, quindi ora noi le analizziamo un po'. Non abbiamo deciso di sostituire il maschile generico con lo schwa, che cosa è lo schwa, ora magari lo diciamo, però abbiamo cercato di inserire questo tipo di simbolo, ecco, iniziamo a chiamarlo così, per definire in determinate occasioni un modo di ragionare sul genere. Poste due cose che la consuetudine in Italia è usare il maschile sovraesteso per i due generi, maschile e femminile, e posta la cosa che non ci sono solo due generi, ma c'è anche quello che definiamo non binario. Quindi, per
riuscire a dare spazio a questo tipo di riflessione, abbiamo deciso di inserire lo schwa. Lo schwa nelle nostre pubblicazioni non è inserito dappertutto, ma soltanto nella collana di saggistica, che si chiama Saggi Pop, e all'interno della collana di saggistica non va a sostituire tutti i maschili sovraestesi, ma soltanto alcune occorrenze specifiche. Questo per fare, cioè, insomma, diciamo, specificare un pochino meglio la notizia, analizzarla un po' di più. Che cosa c'è? Silvia, che cosa mi fa? Allora, in linguistica lo schwa è un simbolo, un fonema, rappresentato da quella che voi vedete come una E rovesciata sostanzialmente, che riproduce graficamente un suono che esiste di fatto nel nostro italiano e in, penso, quasi tutte le lingue, almeno di cui io sono a conoscenza, semplicemente non è mai rappresentato graficamente. È una cosiddetta vocale media dell'alfabeto fonetico rappresentato. Abbiamo... perfetto, oh, perfetto. Nella... vabbè, nel cos'è? Il trapezio, trapezio bravo, un trapezio vocalico, mi veniva da D quadrato, nel trapezio vocalico appunto è proprio lì nel mezzo e la sua particolarità è proprio la pronuncia, che non prevede movimenti da parte dell'apparato fonatorio, quindi da parte della bocca e della lingua eccetera, quindi si tiene tutto completamente a riposo e si emette un suono e il suono viene appunto questo sostanzialmente. E, per fare esempi che tutti quanti conosciamo, possiamo fare un esempio banalissimo dall'inglese, ovvero la pronuncia the, l'articolo determinativo the. Quello è, utilizzo, è l'utilizzo di uno schwa. Oppure, per rimanere nei dialetti che prima citava Valentina, i più facili, ovviamente i più noti, sono quelli del sud. Quindi si può pensare a o sol, o mar, tutto quanto questo implica l'utilizzo di uno schwa. A noi interessa, noi abbiamo appunto adottato la proposta fatta da Veragheno in Femminili singolari, che è un libro che tra l'altro avremmo voluto mostrarvi ma è esaurito nuovamente, per cui non abbiamo neanche una copia in redazione in questo momento. E in Femminili singolari, che è un libro che parla di un'altra cosa, cioè parla della declinazione appunto al femminile dei nomi di agente, quindi di tutte le professioni che erano storicamente maschili e che adesso sono finalmente accessibili anche alle donne, per cui della necessità di adeguare la lingua italiana anche a questo tipo di professioni e quindi appunto il discorso della sindaca, eccetera, eccetera. In un paragrafo specifico del libro, Veragheno ovviamente parla anche della questione del non binarismo di genere e propone di utilizzare per tutte le situazioni in cui ci si rivolge a un pubblico misto o si fa riferimento a un pubblico misto, a un appunto un agente misto, l'utilizzo dello schwa. E perché? Varie ragioni che a noi sono sembrate tutte quante assolutamente coerenti e con la nostra linea editoriale e con un'idea appunto di compatibilità con l'italiano. Se vuoi ti lascio elencare. No, allora ecco, quali sono appunto, quali sono le ragioni che vi portano a fare questa scelta? Perché l'avete fatto? Allora, perché l'abbiamo fatto? Facciamo un discorso un pochino più ampio. Innanzitutto, il linguaggio, ora, senza voler esagerare, però il linguaggio serve a tante cose, ma soprattutto serve a descrivere un mondo. Allora, soprattutto in saggistica, no? Se io devo descrivere un determinato stato di cose, quanto più il mio linguaggio si avvicina a quello stato di cose, quanto più sarà offerto un servizio, perché il linguaggio è un servizio in questo caso, sarà offerta una descrizione quanto più vicina alla realtà possibile. Quindi questa vicinanza alla realtà significa che se usiamo, per esempio, come si è detto prima, il maschile sovraesteso per descrivere un gruppo di 11 femmine e un maschio, non riusciremo a capire che quel gruppo è effettivamente invece un gruppo composto da più femmine che maschi. E questa cosa potrebbe intervenire in una serie di altre occasioni, no? Se invece noi dobbiamo definire
che in quel gruppo ci sono più tipi di individualità, non è tanto nell'andare a analizzare l'individualità singola, perché ovviamente altrimenti non useremmo un plurale, ma suggerire che all'interno di quel gruppo ci siano più individualità, per fare in modo che si verifichi la possibilità di capire meglio le individualità che stanno all'interno di gruppi. Questo ragionamento, se lo estendiamo a tante altre situazioni, stiamo parlando di persone, ovviamente, non di generi grammaticali, perché i generi grammaticali sono maschili e femminili, con la loro storia linguistica di altro genere. Se noi estendiamo questo ragionamento, ci rendiamo conto che il linguaggio in questo caso ci offre questo tipo di servizio, ci dà la possibilità di intendere meglio il mondo. E per questo motivo il desiderio di essere più precisi, più specifici, è stato abbinato a questa proposta anche un po' scherzosa all'inizio da parte di Vera Gheno, che comunque era un dibattito che già era, cioè esisteva già questo dibattito, e l'utilizzo dello schwa, che sì, è un termine esterno all'alfabeto e quindi non ci siamo così abituati, però è anche vero che rappresenta una forma neutrale abbastanza ottima, perché sappiamo che già i tentativi che venivano fatti in altri contesti non editoriali erano tentativi che includevano la X, la chiocciola, la U, l'asterisco, tutti, sì, e anche altre, tutti metodi che presentavano dei problemi che invece lo schwa in qualche modo risolve. Poi ecco, risolve è un parolone, mm-hmm. Anche qui il nostro non è una presa di posizione che vuole essere definitiva, è un esperimento, ma gli esperimenti editoriali servono, perché effettivamente se abbiamo detto il linguaggio è qualcosa che si forma da sé, non siamo certo noi a formarlo, ma siamo noi a diffonderlo editorialmente, e sappiamo benissimo che è l'editoria che diffonde anche delle, non lo so, espressioni non del tutto condivisibili, so assai. Quando cominci a parlare di farmacie per l'anima per designare delle librerie, e poi il quindicesimo articolo che scrive questa cosa, c'è gente che comincia a dire farmacie per l'anima in luogo di librerie. Quindi sì, l'editoria in qualche modo condiziona il linguaggio, anche perché lo diffonde, ripeto. Quindi la diffusione del linguaggio è una responsabilità, l'assunzione di una responsabilità in questo caso va nella direzione di essere il più precisi possibile nel descrivere le cose. E questa precisione per noi è importante, scientificamente importante. Sì, e volendo anche politicamente, nel senso che sempre rimanendo nel discorso del perché, è chiaro che la casa editrice è fatta da persone, e le persone che lavorano a FQ, nella fattispecie io e Francesco, ma anche Chiara, la nostra ufficio stampa, e tutte le persone che collaborano con noi, sono tutte quante persone che credono fermamente in un discorso di inclusione, in un discorso di varietà, e appunto di, non mi piace tanto utilizzare il termine accoglienza, però in questo caso lo utilizzo nel senso proprio di aprirsi alla possibilità di nuove situazioni, nuove possibilità che ci sono per il genere umano e la percezione di esso in qualche maniera. Per cui appunto sì, un impegno che si riflette ovviamente non tanto nelle azioni dei singoli, cioè di quello che io, Francesco, Chiara, eccetera, possiamo fare nel nostro privato, quanto appunto un discorso culturale collettivo, che è quello che cerchiamo di mettere in pratica ovviamente attraverso la cosa che facciamo di lavoro, e quindi la pubblicazione di libri. Ok Silvia, prima di farti, di sollevarti un'altra questione, farei entrare nella nostra live Teresa. Presto, non c'è ancora. Ancora non c'è. Allora Silvia, andiamo avanti su questo argomento. Tu hai già anticipato un po' quello che ti volevo chiedere, no? Comunque la schwa è, chiamiamola così, una soluzione, ma più che soluzione
un mezzo per promuovere e comunque favorire l'inclusività. Però ci sono due limiti. Il primo è appunto che nelle tastiere non si trova, ovvero stamattina dovevo scrivere qualcosa in merito a parole con la SVA, ma l'ho potuto fare tramite cellulare, non tramite tastiera del computer, perché sarebbe stato troppo difficile fare Alt, Control, 02, 59... È un po' macchinosa come cosa. Quindi questo potrebbe in qualche modo frenare l'utilizzo della SVA. E il secondo comunque è che per utilizzare, perché questo suono, questo fonema, ma tra virgolette fonema perché non è un vero e proprio fonema, faccia parte della nostra scrittura, del nostro modo di pensare, serve una proposta di aggiornamento linguistico. E sappiamo che quando arrivano delle novità siamo sempre un po' resti, no? Io mi ricordo quando la Crusca introdusse la parola petaloso. Temi su temi che forse ma non fu magari venisse ora un problema del genere in questa situazione. Quindi questi due limiti potrebbero appunto limitare l'uso della SVA e limitare anche l'inclusività. Allora, proviamo ad andare con ordine. Mi sono un attimo distratta a un certo punto perché ho visto Saverio che proponeva di omettere l'ultima parola come cattivic e devo dire che effettivamente è più o meno quello che succede. Sì, l'ultima lettera. Non lo so, a livello di pronuncia. Però a parte questo, io direi una cosa soltanto sul fatto di petaloso, della Crusca, eccetera, sulla quale noi ovviamente non abbiamo grande possibilità, certo, di dire, se non che la Crusca di fatto non è che ha introdotto il termine petaloso, è stato un bambino che ha scritto, certo, una lettera, questa lettera è stata commentata commentando che la formazione parola più oso è effettivamente valida per l'idea di un aggettivo, dopodiché petaloso non si è attestato nell'uso, perché appunto io non vado in giro a dire ma com'è petalosa questa maglietta, e per cui di fatto in realtà non è successo niente di che. È vero però che il forte utilizzo di una certa cosa permette a quella certa cosa appunto di attestarsi e di entrare nell'uso e nel linguaggio, che è una cosa che potrebbe eventualmente succedere con lo SWA o con una qualsiasi altra soluzione linguistica. Intervengo sul discorso appunto della tastiera, ci arrivo, partendo dal discorso di novità, ecco, un po' fatica a recepire la novità. Io non la chiamerei innovazione, la chiamerei proposta, restiamo lì, la nostra è una norma redazionale e non è una crociata, comunque vada. Se uno vuole usare il maschile sovraesteso va benissimo, anzi è una consuetudine alla quale tutti quanti ormai ci rifacciamo, quindi non è che è un problema. Il punto è il desiderio di dove si vuole andare a parare. Sappiamo che il linguaggio è un'arma potentissima e quindi va usata con responsabilità e consapevolezza. Ciò detto, si è resti ad accettare un certo tipo di novità. Sì, ma di fatto la lettura o in generale la comprensione di un linguaggio è un atto di fede e di credito mostruoso. Vogliamo tornare a Dante? Vorrei essere veramente consapevole di quante persone oggi, leggendo a un qualsiasi passaggio del Purgatorio, della Commedia, non abbiano bisogno comunque di un aiutino nella comprensione di quel tipo di testo, non soltanto di quello che sta scrivendo in effetti, cioè che cosa sta cercando di dire, ma soprattutto cosa c'è dietro a quelle parole. Nessun testo è così facile, è così immediato da leggere, tutto ha bisogno di comprensione ed è tutto in questo senso novità. Il linguaggio è sempre qualcosa da interpretare, è sempre qualcosa su cui dobbiamo soffermarci.
questo soffermarci comporta anche la necessaria fiducia in quel che si sta guardando. Cosa fa la fiducia? La fiducia la fa appunto un marchio editoriale, per esempio. Nel nostro caso il fatto che abbiamo un modo di lavorare accurato, in qualche modo politico anche, per carità di Dio, non lo escludiamo, però insomma sapere che c'è questo tipo di precisione nel fare le cose, non lo stiamo facendo così per divertirci e basta, magari anche sì, però dietro c'è anche tanto altro. Se il modo è pertinente, allora è importante dare credito e guardare a cosa serve tutto questo. Ecco, questo succede nel momento in cui più persone cominciano ad avere attenzione nei confronti di un certo tipo di processo. Quando più persone cominciano ad avere un certo tipo di processo, si trovano più facilmente le tastiere in cui compare anche lo SVA. Nel cellulare ci sono le tastiere IPA, che è International Phonetic Alphabet, l'alfabeto fonetico internazionale, si trova anche là dentro, nell'alfabeto fonetico internazionale si trova il simbolo dello SVA. Per i computer al momento la migliore soluzione è quella di copiarlo e incollarlo, però mi auguro che presto le tastiere possano averlo, perché poi la cosa fondamentale è che se esiste il simbolo lo posso usare, se non esiste il simbolo non lo posso usare. Quindi, cioè, giro questa domanda un attimo fatta da Ludovico, che tra l'altro è il nostro collaboratore di redazione. Perché avete scelto di non usarlo nella narrativa? Allora, perché la saggistica è una, diciamo, le voci nella saggistica sono in qualche maniera esterne, no? Alla narrazione, mettiamola così, per cui si devono riferire a un pubblico rivolto a qualsiasi lettore. Nella narrativa c'è bisogno che chi scrive possa utilizzare appieno un suo linguaggio personale che è quasi sotterraneo rispetto alla lingua dell'italiano, per cui se poi ci sarà un autore o un'autrice che sceglierà di utilizzare lo SVA all'interno della sua narrazione, noi ovviamente non faremo nulla per impedirglielo, però si tratta veramente lì di stile, di voce, di scelta, per cui mettere una norma così forte rischierebbe di pregiudicare effettivamente il tipo di scrittura che una persona sta andando a, su cui una persona sta lavorando. Sì, in più c'è da dire che se noi riusciamo a stare attenti a questo tipo di linguaggio, lo SVA si rende utilizzabile in pochissimi casi. Perché ci sono, l'italiano ha già la possibilità di aggirare il problema in tantissime occasioni. Quindi anche, non lo so, l'obiezione pertinente della fatica un po' nel vedere questo SVA che si presenta spesso nei testi, anche se appunto, come ho già detto, anche nella saggistica non è che compare così spesso, perché sono casi proprio in cui si vuole sottolineare, perché è una sottolineatura lo SVA, però sono rari i casi in cui poi diventa veramente necessario. Abbiamo già la possibilità di aggirare il problema. Questo, no, in un'ottica futura, ci renderebbe anche migliori scrittori, cioè la capacità di scrivere in una maniera inclusiva. Non vuol dire usare per forza lo SVA, vuol dire fare in modo di usarlo il meno possibile, perché le parole esistono già. Possiamo essere inquisiti anche a prescindere da questo. Nella narrativa, in più, c'è tutto un ambito di suggestione, soprattutto nella narrativa proprio fiction, vera e propria, che lo SVA perderebbe, perché appunto quello che dicevamo all'inizio, stiamo designando una realtà di cose, e quando la realtà è quella che mi sta dando un autore o un'autrice, allora è diverso. Il credito che devo dargli è molto relazionato, strettamente legato con il suo linguaggio, e quindi è il suo linguaggio che deve prevalere, quindi la sua scelta che deve prevalere sulla norma redazionale. La norma redazionale è sempre una norma, non è una prescrizione. Questo è il punto.
Perfetto, perfetto. Allora, noi vi ringraziamo, è stato molto interessante. So che ora siete molto impegnati. Abbiamo messo in sovrappressione Tommaso, che noi conosciamo entrambi, perché entrambi pubblichiamo Tommaso e salutiamo perché gli vogliamo bene. Salutiamo anche noi. Allora, noi vi ringraziamo tantissimo perché è molto interessante. Io personalmente starei per ore a parlare di questo argomento e forse lo faremo oggi pomeriggio con altri ospiti. Lasciamo in descrizione per tutti coloro che ci seguono, che sono interessati, il link della vostra casa editrice e consigliamo di leggere dei libri, di acquistare qualcosa. Noi oltretutto mi sa che ci siamo visti a chiusi all'Arts Rock Fest, che Sì. purtroppo quest'anno non c'è stato, però probabilmente torneremo in futuro a frequentare insieme. Quindi vi facciamo tanto bocca al lupo per il vostro lavoro e ci sentiamo presto. Grazie, Grazie mille. grazie mille. Evviva il lupo. Grazie.